Bentornati a casa, benvenuti a vivere questo posto, questo spazio che sarà sempre più vostro, perché qui arriveranno amici, personaggi, persone che amate tanto, ma anche storie di ognuno di noi. Si avvicenderanno e sarà un luogo di incontro e di racconti. Cominciamo subito, scopriamo insieme chi inaugura questa nostra casa tutta nuova. Il primo ospite è... Toc toc! Sì, Massimiliano Rosolino! Grazie Massimiliano! Grazie, 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 grazie a te, grazie per l'invito. Ah, proprio una, cioè, cosa, tu entri, una musica importante. Entri così, Facciamo finta di correre. Io posso correre solo così, lo sai? Sì. L'unico modo pure in cui puoi riuscire molto... al rallentatore, fa molto molto poesia, light, ci sentiamo light. L'ora di pranzo, perciò ci sta. Senti, ma questa, tu hai qualcosa a che fare con questa musica? Questa è la colonna sonora del Gladiatore? Sempre, un attimo, ma quello l'avevo collegato, però insomma... Perché non è quella proprio che ti dà la carica. Non è proprio questa la versione da battaglia. Quella che immagina... Questa è un immagina... po' più riflessiva. Questa è quella più sì, quella sì, è quella... dopo la gara. Sì, questa è quando gliel'ho fatto, diciamo, qualche tortura. Esatto. Invece quella che ti dà la carica è proprio quella... Sì, sì, però Gladiatore, il film Gladiatore, di certo ha segnato qualche momento carino della mia stagione. Ma perché? Perché mi ricorda un po' di tempo, un po' di anni fa, perciò 2004, no? 2005. Quindi gli anni come li definiresti? Ma molto spesso uno dice quali sono gli anni più belli, ovviamente. Se vinci sono tutti fighi, sono tutti belli, tutti belli, diciamo la verità. Quando vinci è tutto bello. Quando ce la metti tutta e indipendentemente dal risultato ti diverti lo stesso, allora la colonna sonora, no, il film che hai visto, ti segna. Come magari nel 2000 avevo visto questo film che era pazzesco, e, come si chiamava? Voglia di vincere. Uh-huh. Perciò comunque è una cosa pazzesca che comunque mi ha accompagnato per tutta la mia diciamo, vita da atleta. E invece quel tararara, quella più epica del Gladiatore, che quella sì, ti fa venire voglia di essere invincibile. Invece invincibili non possiamo esserlo. Ma tu lo sai però, Massimiliano, sì, ma sì, tu hai vinto tutto. Questo tu pure... sei veramente un ragazzo tutto d'oro. Hanno esagerato. Quante mi medaglie? Scippano, ma dove stanno le medaglie? Le medaglie sono custodite sotto una bella campana di vetro, come non è una campana di vetro, comunque un tavolo di cristallo, ma come se fosse una campana di vetro santa da mio padre. Ma a casa? A casa dei miei genitori. E in salotto. Dove sono state conquistate, perciò insomma i miei figli credo che non vedranno a casa nostra le mie medaglie, perché rimangono comunque dei nostri piccoli reperti di mio padre. Che ormai fanno parte della casa del papà. No, assolutamente del passato no, però comunque no, cioè del mio padre no. Sì, nonostante abbia rotto un tavolo, l'ha rifatto identico a prima pur di conquistare le sue medaglie. Le sue, ma sono sue, è più fiero di me. Perché una medaglia poi in realtà di chi è? No, allora, sia chiaro, quando vinci una medaglia è tua. Sia chiaro. No, è tua, te la sei conquistata. Però è ovvio che dietro una medaglia ci sono tantissime persone. E i familiari ovviamente. E quanto concorrono. Senti, nel frattempo io da buona padrona di casa che si appresta a diventare. Wow. Io non solo ho del caffè, ma anche tè. Vai, a quest'ora il tè no, fa freddo, cioè fa freddo. Quindi tu ci possiamo scaldare un pochettino. Tu quindi un napoletano che invece del caffè sceglie il tè. No, mi piace tutto, però sai cos'è? Mi piace anche che duri un pochettino di più, cioè il caffè innacquato non mi piace, perciò o ristretto oppure vabbè, preferisco il non tè. Ti fidavi di come facevo il caffè io e facevi bene perché diciamo che devo imparare a farlo, non credo sia proprio la mia specialità. Esatto. Ti offrirò questo tè. Non ti, diciamo, non ti... Esatto, no, non so proprio, non, so proprio non ti vedo lanciatissima, no, non mi sto preoccupando. Perché pesa? Mi preoccupa. Io ho la forza di, cioè, soprattutto sì, nelle braccia. Allora ti faccio un paio di domande sul tema. Allora, io... l'acqua, questo è un grey tea, no? Perciò... Come, scusa, cos'è? Grey tea. Early grey. Questo perché tu sai, cioè, queste origini... No, un po' napoletano, no, un po' australiano, che qua, un grey tea. Capisci l'inglese? Poco, quindi posso dire qualsiasi cosa. Sì, esatto, non bravo. Dare... Però fondamentalmente questo è un classico, no? Proprio il tè degli inglesi. Questo va bene a 100 gradi. Se fosse verde, a quanti gradi dovresti mettere l'acqua? Sempre a 100 gradi bolle. E ti sbagli, è qua che ti sbagli. Cioè? 70-80 gradi, altrimenti si bruciano le foglie, cara Arianna.
Ma tu veramente sei un esperto di... Ma tu sei un esperto di non mi sono verde. Documentato come hai capito, visto che comunque, tu con passare dell'età uno invecchia e si e, appassiona. E il te verde ti rende mi giovane. Mi sono comprato pure il termometro d'acqua, capito? Ma sei matto? Sì, 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 sì. Cioè tu stai attento. Natalia lo dice spesso, grazie. Natalia ti trova. Grazie per aver confermato questa cosa. No, però, allora, visto che tu tiri fuori l'argomento aging, basta. Come si dice quando l'età... Vabbè, aging. Allora, vi svelerò una cosa che mi ha molto colpito. E cioè, Rosolino, da quando ha 24 anni, sì. usa, mi fa sempre ridere questa cosa, usa una crema. Ma perché fa così po'? Perché che tu, come te la metti? Perché tu usi il contorno occhi? Ma usava 24 anni, e adesso c'è stata un'evoluzione, cioè? Ovviamente, no? E che fai? No, beh, non esageriamo, vabbè. La realtà è che uno, vedi, è famosa prevenire meglio che curare, però vedi, anche l'uomo mi ha risaputo, soltanto uno sono stato uno dei pochi che l'ha messo subito. Tu hai detto subito, io da quando ho 24 anni mi sì, metto questo. Sì, bisogna picchiettare, no? Per picchiettare. E di certo, vedi, non è che me li porto benissimo gli anni, 38, 38 e mezzo veramente. Beh, non fare questa cosa che poi tutto il mondo che ti sta guardando dovrà dire, ma come 38 sì, anni, sì, è un sì, bambino? Sì, poi tutti quanti ti hanno, fammi vedere bene in televisione, non so da che punto di vista state guardando, comunque, dice, tanto inguaiato. No. Qua le zampette di gallina, se diciamo no. zampette di topolini. A differenza mia che sono piena. No, tu non stai buono, non stai bene. E quindi picchiettare e... E tutto in su ovviamente, mai in giù, che facciamo? Aiutiamo la gravità, invece no. Quindi tu... No, tutto in su, alleggeriamo. Cioè ce n'hai 38, da quando ne hai 24 fai sto operazione? Sono 15 anni, capiamo quanto è costata, quanto è costata questa cosa. Senti, ma perché adesso poi si evolvono, quindi diventano... certo, un giorno certo. Un giorno. Però posso dire una cosa... Senza entrare nel dettaglio, non c'è bisogno di spendere tantissimo. Va bene, uno dice, ah, vabbè, Rosolino, si è comprato la crema cara. Esatto. No, non ce n'è bisogno. Anzi, se iniziate presto, basta poco, è una cosa... Vi medium. Abbiamo trasmesso i consigli di Massimiliano Rosolino. Non è più una casa, una beauty farm. Esatto, l'abbiamo trasformata tra il tè... La prossima volta un bel lettino, invece del divano che ho visto, un bel lettino così, ma chaise longue. Perché il pisolino aiuta giusto anche la pelle, si rigenera. Ragazzi, ma il riposo è fondamentale. Quanto bisogna a dormire, comunque non mi aspettavo una chiacchierata così. Almeno 8 ore al giorno, ragazzi, mettiamo. Io dentro. ne dormirò 5, 6. Ah, sì? Per quello le sempre. E che fai il resto del tempo? Scusa, ma leggo. Che c'è da fare? Leggo. Leggo. Se, ma vabbè, mi sorprendi, Rosolino. Comunque, il tutto partiva da questo ragazzo tutto d'oro, da queste medaglie conservate sì, dal papà sì. e dal fatto che una medaglia, cioè perché il gladiatore? Perché qualcuno a un certo punto ti ha detto "Vai, tu sei". Sì, cioè tu sì. Provaci, non hai niente da perdere. Quindi noi, perché il nostro talento poi possa, ora non siamo tutti Rosolino, anzi di Rosolino ce n'è uno, sì. oltretutto possiamo dire che il nuoto fino a prima di te era la Cenerentola, no, degli sport. Sì, sì, la realtà è che comunque è sempre stato uno sport stramato da una nicchia ovviamente di utenti. Sì. E si collegava sempre al grande, diciamo, alla grande prestazione. Perciò tu fai nuoto, se hai voglia di nuotare 2 ore al giorno a raggiungere l'appuntamento olimpico. Invece così non è. E per fortuna, appunto, da 15 anni a questa parte il nuoto è diventato di routine quotidiana. Grazie per a i bambini. Sì, grazie a quelle forse vittorie. Non soltanto a me, però tanti a ragazzi voi, come me che hanno dato parecchio. Ma il nostro talento, se non abbiamo qualcuno che ci crede, che fine fa? Si perde, però ci devi sempre credere. E se gli altri non ci credono, vai per la tua strada. E come si fa? Però vabbè, ora intanto vado ad aprire, scusa, nel frattempo. Tu intanto assaggialo quel tè, non si fida, diciamo è mezz'ora che ci dopo. Ciao, meraviglia! Grazie, signori, meraviglia dell'umanità, Claudia Verassi! Ciao, no, grazie a te. Due donne. Scusa, hai capito? Mi sto preoccupando. Due donne, e chissà chi arriverà adesso. Sì. Mica lo sai. Ti presento, piacere Claudia, mio. Molto piacere. Piacere mio, Claudia. Dove hai lasciato le pinne? Diciamo, insieme ai cicciolini. Senti che odore. Caffè. Lei osa, La ragazza è più coraggiosa. Posso provare? Vai, cioè, hai messo dello zucchero oppure lo zucchero? No, senza. Mannaggia, che domande. Ragazzi, dopo tutto questo discorso. Se proprio devi quello, diciamo, un po' più, no? Meno scuro, quello più scuro. Meno raffinato, diciamo, meno raffinato. Ma sei sempre stato così tu? Ma io poco Arianna, poco. No, è che fai perché cuore, ha paura magari. Di svegliarti o di, diciamo, perché di... Perché sarò già forse al terzo caffè della giornata. Sì, sì, ne bevo tantissimi. 2 o 3, va bene, no? Lo zucchero tu lo vuoi? No, perché qui Rosolino mi inibisce. Madonna, che fa? Ma cosa mi combini? Cioè? Lo zucchero bianco? No, anche quello marroncino leggero. Diciamo... Vediamo quale prende Claudia Benassi. Sono finita in una casa di Santissimo. Ha preso il bianco? Vabbè, non si può. Mi cacchi sul bianco. Tutto sbagliato, Claudia. Vabbè. Lui è sportivo, è salutista.
questa. Io sono sempre stato, ma non lo so, la verità è che secondo me uno deve sgarrare, si deve lasciare andare, però nella mia vita ho sempre dichiarato, sono nato a Carota e Mele, perché i miei genitori, in effetti, il mio lunchbox, perché ho vissuto anche in Australia 3 anni. Perché la tua mamma è australiana. Perciò quando ho portato, ho importato questi lunchbox dall'Australia a Napoli, non all'Italia, al Napoli. Direttamente. A Napoli. Penso il lunchbox, come si chiamava il lunchbox? A Napoli, a merenda. Cioè, i bambini già avevano, capito, la merendina o il panino col salame. Col sugo. Poi ci siamo anche quelli che, insomma, anche loro portavano la frutta. Però io sono arrivato comunque le carote e le mele e mi hanno visto come un cyborg. No? Cioè, avevano un po' ragione. Ma questo, lo stai bene? No? Stai male, quindi stai male? Le carote. E invece no, ho contagiato, fiero, diciamo, di questa mia, diciamo. Guarda, ti potrei dare positività, ho contagiato tutti i bambinetti. Ti potrei affidare una missione impossibile. Cioè, far cambiare la mia alimentazione. Sì. Ogni tanto tu passa. Tu sei una di quelle maledette che riesce a mangiare quello che vuole, non ingrassa. No, ingrasso. Ingrasso anche. Però questa splendida creatura, esatto, che ha riempito. Grazie del caffè, perché è buonissimo. Perché non l'hai finito? Scusami, allora. Piano. E tu se ha detto che è buono, guarda che è terribile. Da napoletano dovresti sapere che il caffè va sorseggiato. Hai ragione. Solo questo, era un tempo. Poi è un'attrice, Claudia. È vero. Oltretutto, per me, Claudia Benassi, che adesso ogni giovedì sera, in prima serata, quindi alle 21:05, su TV 2000, conduce con Giovanni Scifoni. Beati voi. Tutti santi. Forse pure tu, Rosolino. Come Rosolino? Guarda, Rosolino no. Vabbè. Dici che potrebbe addirittura? Potrebbe. Ma cosa? Cos'è? Essere un santo o, insomma, forse tutti giocarlo. Noi possiamo un po' aspirare alla santità. Davvero? Forse in ognuno di noi c'è un po' di santità. Sì? Beh, nelle mani di mia mamma c'è un po' di santità, sì. Ed è questo che si scopre guardando, seguendo questo percorso che proponete? Beh, è anche questo. Sicuramente intanto si scopre, proviamo a scoprire che cosa hanno fatto questi santi e entrare un pochino più da vicino attraverso il teatro, perché poi con Giovanni recitiamo, ci sta Musica Nuda, con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che cantano, insomma. E quindi un pochino entriamo nella vita di questi santi e poi con i vari ospiti proviamo a declinarne. Ma ci stavo pensando, di santi, fammi la nomination, i 5 santi più potenti chi sono? Vabbè, non possiamo fare la nomination. Se ma tieni pure un numero di telefono, ma mica si può fare una classifica. No. Ma tu ce l'hai un santo tuo di riferimento a questo? San Gennaro, che stai dicendo? Che domande, scusa, hai ragione. San Gennaro, ti prego, una late parade, ti prego, inseriscilo. Inseriscilo. Se non l'hai chiamata ancora, chiama manager, perché ormai pure i santi hanno i manager. Però senti, Claudia, c'è qualcosa che rende. Tu dicevi, no? Forse in ognuno di noi si possono intracciare tracce, appunto, sì, no? Di una. Cioè, cos'è che rende speciali, non ordinari poi queste persone? Probabilmente il fatto che loro nella loro vita, a volte chi burrascosa, sicuramente molto sofferente, perché ognuno di loro ha una storia toccata dalla sofferenza, però ognuno di loro ha avuto la capacità di accogliere, di ascoltare una chiamata. Cioè Dio parla a tutti e trova il modo di entrare a un certo punto nella vita di noi. Questi santi hanno accolto questa. Il problema è se ti chiama e dici vieni. E loro hanno detto sì. Ah, ok. Quindi questa loro è la cosa, sì, che qualcuno poi dicendo sì ha stravolto, rivoluzionato. Però tu hai detto una cosa che mi fa riflettere. A volte ho detto sono persone che comunque hanno attraversato una vita burrascosa. Sì. E a volte il cambiamento diventa troppo radicale, no? Cioè il fatto di passare proprio da, no? Dal fuoco alla neve. Sai, il cambiamento è un percorso. Quindi, certo, però meglio tardi che mai. Sì, ma fino all'ultimo giorno della nostra vita possiamo. Esatto. Si può. Sì. E chissà se c'è qualche persona che hai incontrato e che ti ricorda un po' questo essere così speciale nella tua vita finora. Ma vi va di andare di accomodarci? Mettiamoci, spapananziamo. Andiamo a portare il caffè. Tu ti puoi portare il caffè? Rosolino non ha neanche bevuto una goccia del tè. Ma no, neanche, non puoi dire che non so fare neanche il tè. No, il tè era buonissimo. Però non era green. Era molto caldo, sai che io preferisco green. Scusate, mentre voi green. Io mi siedo laggiù. Tu dove vuoi? Fate come foste a casa vostra. Nel frattempo arriva qualcun altro in questa casa che funziona un po' così, chi sarà? Ma ecco, ciao Arianna. Ciao, Federico Perrotta è uno dei miei vicini di casa, è sempre molto, un attore, sempre molto indaffarato, quindi c'è un po' di gente. Sì, però io mi sono affacciato, praticamente il mio orecchio era vicino alla porta, per puro caso. Come mai? E ho sentito, ma mica c'è Rosolino. Sì, c'è Rosolino, Massimiliano, il campione mondiale del mondo. Lo posso andare a conoscere? Se... Te lo posso salutare? Guarda, lo saluto io. Perché... No, ciao, è un piacere enorme, sono un tuo ammiratore, poi sono anche collega. Collega di cosa? Collega? Sei genitore? Sono genitore anch'io, però
Guarda, spontaneamente sì, mi invito da solo. Spontaneamente è entrato e speriamo che spontaneamente sono, no, collega, vada. Perché anch'io sono campione del CMA. Ah, cioè? Sì, c'è. Cioè? Campionato mondiale di arrosticini, io sono campione. Mi sa che hai vinto parecchi titoli. Mi sa che lui è in primo in classifica. Anche, posso, guarda, proprio due minuti. Anche se tu mi dici di no, mi siedo lo stesso. Sì, proprio, infatti, come vedi, non lo dico. Simpatico, non... come vicini di casa. È vicino di casa di quelli che, come dire, non ti fa sentire sola, mai. Beh, senti, ma avete qualcosa in comune? Lui è abruzzese, Federico Perrotta. Abbiamo in comune Roccaraso. È vero. No, no, la mia casetta me... Roccapia, la conosci Roccapia? Come sarà? Certo, la riconosce. No, ci. Poi io sono, cioè, son fuori classe invece nelle, con la ruzzola, sai? Il tiro alla ruzzola. Che è la ruzzola? Scusa, è un altro sport, ho capito. Oppure il salto nel pub. Là sono tu piscine, però piscine non l'hai viste nella vita. La piscina non ti... No, io facevo il bagnino in piscina, ecco. Chi ti scalo? Faccio il bagnino e c'è una piccola cosa che voglio raccontare perché magari ti può essere utile anche a te. Non vedeva l'ora, Rosolino, è venuto per questo, guarda un po'. Il bagnino ti lanciavi, eri una ciambella di salvataggio. Eccola pronta qui. Io stavo per farti un complimento, invece mi dici sta cattiveria. Comunque stavo dicendo, Claudio, siamo beati noi per stare insieme a tutta sta bella gente. Io beata sicuramente. Sei stata antipatica nei miei confronti, va bene, allora prendo. Dicevo, alla piscina di Chiriscalo succedeva una cosa bellissima, io ero l'animatore ma anche il bagnino e dicevo, la piscina tuffi è chiusa con megafono e c'erano ragazzi invece che ci andavano, la piscina tuffi è chiusa, a un certo punto non li vedo più e dico finalmente hanno accettato la mia autorità, mi prendono da dietro, mi buttano in acqua, prendono il megafono e dico la piscina tuffi è aperta, il bagnino è morto e là hai capito che dovevo lasciare pure totalmente le vasche e le ho lasciate stare. Hai un'autorità pazzesca, ti assolutamente stai... Io questa storia ho bisogno proprio di un tempo perché sono quelle cose che cambieranno, no? Ora che la prendiamo pubblicità. Meglio. Peccato. Meglio. È fondamentale preparare il viso. Sì. Certo. Che fai? Mette la crema sopra la faccia sporco, scusami. E quindi ma che... dipende pure che faccia c'hai, nel senso. Tu prima di lavare a terra, che fai? Passi da aspirapolvere? Non t'ho capito. Che... prima di lavare a terra. Sì. Se ti capita mai di lavare a terra? No, lo fa mia moglie. Vabbè, ho capito, però devi seguire, comunque devi essere anche un pochettino, no? Ma perché tu pulisci? Tu pulisci anche per terra? Io sono il signore del folletto, sono il signore dell'aspirapolvere. Sì. Vabbè, la rivelazione, Rosolino, bentornati, bentornati a casa. Bisognerebbe sentire Natalia Titò. No, adesso telefono, dov'è il mio telefono? Natalia non sa neanche che si sono le prese della corrente a casa. E sei tu che fai l'uomo di casa, fa tutto tu. No, non faccio tutto io, ma sono un curioso di casa, no? Beh, assolutamente sì. Comunque, Massimiliano, tu ogni tanto devi venire qui a dirmi tutte queste cose. Quindi prima bisogna pulire la pelle Cioè, ragazzi, comunque bisogna detergere, no? Sì. Poi non strofinare il viso. Una volta che, diciamo, sei bagnato il viso, non è che ti pigli l'asciugamano e fai così, ti fai lo scrub. No, altrimenti ti fai lo scrub. Devi tamponare, se sei un maniaco, cosa che sono diventato, sembrerebbe, sì, ti pigli una bella asciugamano di lino, ma non lo sono diventato ancora, quindi diciamo un cotone buono. E dopo una bella tamponatura c'è il CID sempre, no? Sì, sempre, vabbè. Però questo costa assai. Comunque, no, vabbè, questo Massimiliano, perché non mi fa una rubrica? Ogni tanto tu entri, consigli di Massimiliano ragione, e ci dici come dobbiamo fare, cosa non, non dobbiamo fare. Ah, ma uno che è stato il campione del mondo, tu hai sentito la voce e sei voluto... Ma tu c'hai dei costumi che preferiti? Hai dei costumi? Mica sono un supereroe, in che senso? Non usi, hai detto siamo colleghi. Colleghi di che cosa? Scusa. Hai il costumino, ce n'è uno con un gancetto laterale, ma non ti puoi rendere conto. Ah sì? È una cosa che. Me lo vai a prendere? Perché non lo vai a prendere? Non dobbiamo sapere tutto. Poi. Comunque, allora, cioè, ci sono delle storie, sì, come i bambini, no? Che ti piace sentirtele raccontare. A me piace sempre questa cosa di Massimiliano che in un vicolo di Napoli. C'è una persona lo incontra e dice quello che secondo me a uno sportivo è il massimo che un napoletano può dire. Cioè lui ti ha detto sei meglio? Dopo meglio Maradona, insomma. Sì. Cioè, ma per te che sei napoletano? Infatti dopo l'hanno battuto. No, è vero, no, cioè, veramente. Era molto verace, è stata una cosa molto bella perché veramente è sentita, non è come me l'ha detto per farmi contento. E questo poi è successo veramente 15-16 anni fa, perciò proprio all'inizio di un bel percorso. È una gratificazione. Onestamente pensavo anche che fosse giusto, no? Perché non conoscendo, insomma, tutte le opinioni del napoletano verace.
però sapere, succede ancora adesso quando giro per Napoli, che sia diciamo la zona con più luce o meno luce, che le persone comunque sono orgogliose di avere un qualcuno che ha fatto delle cose egregie. Perché, e perché tu sei loro, no? Cioè dire sei meglio di Maradona vuol dire sei proprio una cosa nostra, cioè noi ti sei una cosa come... nostra, che è un nostro orgoglio, un nostro motivo d'orgoglio, perché abbiamo continuamente, noi, tutti quanti noi abbiamo bisogno di essere motivati, di avere un traguardo. E pensa al napoletano che per anni qualsiasi cosa facesse, no? Comunque partiva sotto al blocchetto. Dal pregiudizio. Esatto, esatto. Finalmente quest'anno, almeno a Natale, tutti quanti a Napoli sono finiti. Lo sai questo? No, tu dove passi il Capodanno? Io a Roma. Esatto. Il resto di Roma, tutto a Napoli. Napoli. Un po' di anche... sano sciovinismo comunque fa benissimo. E anche grazie a Rosolino, effettivamente, non solo il nuoto. Però quello che ci dicevamo all'inizio è che ci vuole qualcuno che... creda in te, no? Nel tuo talento. Sì. Tu dicevi credeteci sempre. Io guardo Claudia, però anche Federico Perrotta. Claudia, tu sei un'attrice, tu sei diventata attrice a un certo punto, hai capito che era quella la tua strada. E io ho avuto la fortuna di capire a 6 anni che volevo fare l'attrice. Che come? Cioè, si riesce? È stata una cosa che... dicevi sempre... le palle? No, le è bugie. Stata una cosa che è sempre stata in me. Però tu, per esempio, a casa coinvolgevi la famiglia, recitavi le poesie. C'era quella cosa che capita un po' a tutti i bambini, no? Sì. Che di la poesia! Di la poesia, di la poesia. E solitamente il bambino magari c'è chi è più socievole, chi è più timido, però in generale non sono mai troppo contenti di fare. Io invece prendevo la mia sedia a Natale, a volte lo faccio ancora. Bello, lo faccio ancora. Perché prima, diciamo, me lo chiedevano, adesso lo faccio spontaneamente. E prendevo la sedia e mi mettevo a recitare una poesia, a volte recitavo delle... perché ho studiato dalle suore in una scuola privata alle elementari, e quindi mi raccontavano le storie, non so, di Adamo ed Eva, la Genesi, eccetera. E quindi io salivo su questa sedia e cominciavo a raccontare, poi mi tiravano i mandarini e bucce di pera, così, però intrattenevo. E era facevo proprio un mio piccolo repertorio. Mi ricordo che cantavo una canzoncina, che adesso vi risparmierò, che si chiama La Zia Monica. No, ma ti prego! Adesso devi, dobbiamo... No. Come faceva? Io ho una zia Monica, che quando... Che quando va a passeggio fa così, così, fa la sua borsa così. Vabbè, eccetera, eccetera. Tu ce l'hai una canzoncina che canticchi Rosolino prima di entrare in vasca, adesso tu ti sei dato alla corsa comunque. Sì, ho avuto questa brillante idea, dalla padella alla brace, no? Tutti quanti col passare degli anni cercano di fare meno chilometri, no? Sì. Perché col passare degli anni, certo, tu lo sai benissimo, no? Io ho cominciato proprio da 0 chilometri. Ecco, no? Sei rimasto lì. A chilometro esatto, zero. Poi ho cercato di recuperare, diciamo, i bollettini. Ma invece no, il nuotatore di solito parte da, non so, fa il mezzofondista, il 1500ista, e incomincia a fare 200, 100 stile libero. Io ho finito di nuotare, incomincio a correre, così, 5 km, 10 km, e in effetti adesso 3-4 volte a settimana metto là e torno a casa tutto sudato. Vabbè. Meno male, pioggia, non pioggia, ma parte freddo, scherzi, la neve. Però, l'attività fisica è importantissima. Io ho un percorso da esco di casa, ho un circuito da fare, spesso lo faccio anche col cane, incomincio a camminare, poi tornando verso casa c'è una rosticceria, mi fermo, 2 supplì e torno a casa. Però il percorso l'ho fatto tutto per intero. Però non dare niente al cane, mi raccomando. No, assolutamente. Però sì. Lo sai che c'ho anch'io la poesia? Da bambina, ti giuro, prima alzavo sulla sedia e facevo... Guarda che ti caccio, eh? In mezzo al mare, AR, e poi andavo via. Non la capiva nessuno, però. Guardate Rosolino e guardate Claudia Benassi. No, ti giuro, mi sto impegnando, perché certe volte ho abitato dei bambini piccolini, cioè bambini di 4-5 anni, e loro mi raccontano le cose, non le capisco, però cerco comunque di dargli soddisfazione, perché è la prima regola di... Cioè, presente le parole, le hai fatto il cruciverba, no? Mezzo al mare. Capito. Hai capito. Vabbè, sei fatta una certa e come... Mi sento di troppo. Oh, guarda un po', vai a finire il circuito, subito. Ciao, è stato un piacere. Apri tu? Sì, grazie. Apro, esco io. Non lo so, c'è uno spettacolo teatrale adesso. Ma assolutamente, vai, io vado. Va bene, assolutamente. Grazie. Buonasera. Oh, Marco Ligabue. Ciao. Federico Perrotta stava andando via. Un artista straordinario. Vabbè, certo, arriva uno bello, va via quello brutto. Grazie. È stato, grazie. Ciao, ciao Rosolino, ciao Claudia, grazie. Sei tu, hai detto una cosa intelligente. Ciao, bravo. Però ciao, non se ne va.
Marco, benvenuto. Eccoci. Grazie, qua. Marco. Grazie a te. Allora. Allora, che ci bella si rinco... Che dici? Mamma mia. Ti piace questo posto? Si starà bene ci qui? Ci trattiamo bene. Sì, staremo bene. Insomma, cominciamo a inaugurare questo nuovo spazio. Ci sono Massimiliano Rosolino, Claudia Benassi. Ciao. E tra poco ti porto lì così ci facciamo una... Intanto tè, caffè. Ah, un caffettino ce lo prendiamo. Un caffettino, un uomo. Com'è il caffè? È bravo. Io, allora, io devo... Perché è ancora caffè. Bello caldo. Prendilo ancora già. La bello prendi adesso, sì. Così. Con dello zucchero senza? Un po' di zucchero, sì, un po' ma di zucchero. Ma tu arrivi sempre comunque con la tua chitarra? Un cantautore emiliano, con cosa deve arrivare? Ma un cantautore emiliano, cioè, ma cosa vuoi che, come vuoi che arrivi? Zucchero bianco, no? Zucchero, Rosolino consiglia quello, questo. Questo? Quanto? No, così, così va così, bene. Così, perfetto, dai. Guarda, sì, sì. Eccolo qui. Che non so, ma è zucchero? Perché c'è un colore strano. È perché non è raffinatissimo, perché Rosolino ha detto che non dobbiamo... niente, lui è tutto è attento esperto, a tutto questo. Senti, un cantautore emiliano che arriva in giro con la chitarra e che ha più di 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, il tuo lavoro Mare Dentro è subito entrato nelle classifiche, però in tutto questo, in tutto questo tuo cantare e raccontare, incontri a un certo punto della tua vita una storia. Ho incontrato una storia bellissima, tra l'altro, che mai mi sarei aspettato, la storia di Ismaele. Che cosa ti acchiappa di questa storia? Ma guarda, stavo facendo l'ultimo concerto del mio tour, era circa 2 anni fa, no? Ero a Palermo, in teatro bellissimo, al Teatro Politeama, no? Ed era da un po' che un ragazzo mi pedinava, no? Mi tampinava, no? Mi scriveva mail, no? Su Facebook, io ti devo incontrare, ho bisogno di incontrarti, no? Dice, boh, cosa vorrà questo ragazzo, cosa vorrà, cosa non vorrà. Allora gli ho detto, guarda, vieni alla fine del concerto, nel backstage, ci vediamo, magari insomma ci incontriamo un attimo. Allora facciamo questo concerto bellissimo, un sacco di artisti, il teatro pieno, no? Tutto bene. Alla fine sono nel backstage e arriva questo ragazzo, per l'appunto Ismaele. Gli ho detto, magari mi vorrà accogliere con la tipica accoglienza siciliana, no? Cassate, arancine, non so, cannoli. Cannoli. In realtà è venuto a raccontarmi una storia, insomma, molto delicata, con una storia che ha vissuto in prima persona, un ragazzo che lui a 20 anni si è messo in discussione, ha deciso di denunciare e ne ha pagato le conseguenze e mi stava raccontando questa storia e io dicevo, ma in tutto questo che c'entro? Cosa c'entro? Cioè, perché io che vivo da Correggio in Emilia, c'è cioè un cantautore. Cioè, quindi da Correggio in Emilia un ragazzo ti porta alla sua Sicilia, una parte della Sicilia che non funziona, lui ventenne ha il coraggio di denunciare dei broli, dei sospetti che ha, quindi si apre una voragine, giusto? Quindi persone che perdono... Chi sarà? Ma... Chi sarà? Un'idea mi viene, non lo so. Ti viene un'idea? Vediamo. Intanto assaggio il caffè. Tu assaggio il caffè mentre io vado ad aprire... Ah, Ismaele Lavardera, ciao. Ismaele, benvenuto, ecco, grazie anche a te per essere... Marco, già, pensavo peggio. Grazie, sei un amico. Tu che fai, ti fidi? Io mi fido, vado di caffè anch'io. Vado di caffè, va. Solo Rosolino malfidato, no, e tutto non se l'è neanche bevuto Rosolino. È buono Marco? No, guarda, ogni volta quando andiamo in giro con questa storia del caffè dovrebbe essere perfetto, preciso. Non lo sarà. Magari Rosolino arriva da Napoli, c'è la patria del caffè, magari lui può avere un metro di giudizio, io posso giudicare lasagne, tortellini e lambrusco. Hai ragione, esatto, cioè. E non il caffè. Poi il mio, guarda, che secondo me è veramente... Però imparerò. Comunque, arrivi così, entri già dentro la tua storia. Marco Ligabue, cantautore, ti incontra la tua storia, la incrocia e non vi mollate più, in realtà. Io ti dico quel che abbiamo detto mentre eri fuori, qualcosa avrai sentito. Però lui incontra un ventenne che a un certo punto sospetta che qualcosa non ha funzionato nelle elezioni di un comune siciliano e denuncia questa cosa. Ma, cioè, chi te l'ha fatto fare? Beh, io ho avuto... A 20 anni non si deve stare appresso ad altre cose. Ho avuto sempre la passione di raccontare la mia terra, raccontare il quartiere dove sono cresciuto, Brancaccio. E ricordo sempre che quando uscivo da scuola, accanto alla mia scuola c'era una chiesa. I professori ci dicevano, sapete, quella è stata la chiesa di padre Pino Puglisi, un prete che ha deciso di denunciare e per quello la mafia gliel'ha fatta pagare. E allora quella chiesa, ogni volta che la guardavo, mi diceva, ma io cosa sto facendo per provare a cambiare in piccolo la mia terra, no? Io avevo la passione di scrivere, fare il giornalista, raccontare delle storie, lavorando a Teleiato, una delle televisioni che nel corso degli anni si è contraddistinta per raccontare le storie vere. E allora ho detto, anch'io voglio raccontare
quello che erano dei brogli elettorali, attraverso delle registrazioni, delle prove inequivocabili, avevo raccolto delle prove che all'interno del comune di Villabate, un paese sciolto per mafia negli ultimi 15 anni soltanto 3 volte, dove erano evidentissime le responsabilità di alcuni amministratori locali, il bivio, decidere di denunciare o di farsi affari propri. Esatto, perché posso dirti, c'è un mondo che consiglia di non cedere, chiaramente, ma di non denunciare, cioè di non appartenere, no? Di non prendere parte a una cosa così, però no? Non denunciare, non ti mischiare, invece tu denunci. Da noi si dice che molto spesso il detto che il silenzio è d'oro, meglio farsi gli affari propri, se tu hai visto qualcosa girati dall'altra parte. Noi abbiamo coniato questo termine nuovo che poi è diventato questo progetto, il silenzio è dolo, non è d'oro, il silenzio ha fatto male. La nostra terra in questi ultimi 50 anni ha vissuto diverse storie di gente che ha deciso di metterci la faccia e per quello ha pagato il prezzo della vita. Allora io dico che alla luce di quei personaggi che ci rendono orgogliosi, che sono i veri siciliani, perché i veri siciliani non sono Bernardo Provenzano, Totò Riina o quelli che hanno macchiato il nome della nostra terra, i veri siciliani sono Giovanni Falcone, Pino Impastato. Allora su quei personaggi ho deciso di fare il mio piccolo, ma piccolissimo, apporto, ho deciso di denunciare mettendoci la faccia con tutte le conseguenze che possono nascere in un comune come Villabate. Ora ce le ci racconti se ti va qualcuna di queste conseguenze, però siamo arrivati così al vostro incontro, no? Vi va di spostarci al divano, se volete portare questo caffè, però alla fine è buono, caffè. Tutti me lo schifano invece. Io lo sto finendo, guarda. Grazie, anche Claudia ha apprezzato, solo Rosolino è stato diffidente dall'inizio alla fine. Forse perché non ho preso il caffè, ma se volte mi invitate a prendere il caffè. Il tè non è riuscito. Senti, però diceva Marco, no? Ma che vuole da me? Cioè, perché questo ragazzo segue me, proprio me, no? E vuole stabilire questo contatto? Perché devo dire che quando è iniziata la prima inchiesta, cioè abbiamo raccontato in questa televisione di provincia, Teleiato, no? Sono successi diversi fatti, 6 mesi di assoluto silenzio da parte delle istituzioni, nonostante avessimo mandato in onda delle prove schiaccianti rispetto a questa realtà, no? Mi ricordo perfettamente che quando andavo in giro per il paese o andavo a comprare il pane o facevo dei gesti quotidiani, era come passasse Mosè, no? Che si aprono il mare d'Egitto. Cioè, succedeva praticamente l'isolamento dalla parte di tutta la cittadinanza. Cioè un ragazzo di 20 anni isolato da tutto il resto. La maggior parte della città diciamo, ma oggettivamente, ma è vero, non è vero, che cosa? Nonostante c'erano delle prove, no? Ho avuto anche tanto affetto da parte di una buona fetta della città. Questo silenzio, questa solitudine mi ha portato a volere trovare un guerriero di un percorso di battaglia insieme, no? Chi poteva essere? Qual è la connessione tra la musica, un cantante emiliano che è lontano da certe tematiche? Allora ho detto, ero quella sera molto molto giù, ricordo perfettamente, raccontai la mia storia a Marco e lui mi disse, sai, ma perché non scriviamo una canzone sulla tua storia? E da lì è partito questo progetto. Questa canzone, perché la canzone l'avete scritta, è diventata un progetto, la viviamo un po' con voi, il silenzio è dolo. Noi che cercavamo soltanto una vita più o meno normale, cresci da bambino in cortile, poi ti ritrovi in questo telegiornale. E se provi ad alzare la voce, e se provi a fare un po' di rumore, sai che ti ritorna il mittente, veleno che fa male, ma veleno che non può fermare. Via, via da questo silenzio, da questo tempo rubato, ne ho bisogno urgentemente. Via, via da questo tormento, via che non c'è più tempo. Un inchino e via per sempre, il silenzio è dolo, lai 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 la. Il silenzio è dolo, lai 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 la, lai 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 la. Contro ogni silenzio, il silenzio è dolo, contro ogni silenzio. Marco Ligabue e Ismaele Lavardera, restate un altro po' a casa? Noi torniamo tra pochissimo, torniamo tra pochissimo. Così bene qua. A meno male, ecco, restate. Ci raccontate. Il silenzio è dolo, lai 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 la la.
fatto cantare. Talentuosa, eh? Talentuosa. Ho un futuro, Rosalia. Bravissima. Posso dire, di solito sono leggermente più intonata, ma non va, non si fa così. Volevo sentire come cantavi. Era un provino, non lo potevi dire. Marco Ligabue, insieme a Ismaele Laverdera, si stanno raccontando una storia di ognuno di noi, perché anche, cioè, ci sono delle storie che uno pensa possano appartenere ad alcuni, a alcune zone, e invece sono nostre. E come nostra c'è Massimiliano Rosolino, c'è Claudio Abbenassi, e nostra è la scelta di un ragazzo di 20 anni che è Oscar della legalità, Oscar legalità, in questo la tua medaglia, e Massimiliano ci ha raccontato un po', no, il valore di una medaglia, quanta storia c'è dietro e anche quante vuol dire che la sua carriera deve durare almeno 100 anni. Esatto. No, la realtà questa è, perché vuol dire anche lo sport spesso ha aiutato, no? Vuol dire sì. A Napoli, non so, nell'Unione Scampia, vuol dire famiglia Maddaloni ha cercato di prendere persone, cioè lo sport ha sempre aiutato, però in effetti questa cosa qua, io mi chiedo, io probabilmente non sarei riuscito a fare questa cosa, però una volta che la fai la porti a termine, cioè... Questa cosa a cui si riferisce Massimiliano è Ismaele a 20 anni scopre, fiuta, che nel suo comune ci sono dei brogli elettorali e raccoglie le prove e denuncia tutto questo. Dicevi che a un certo punto la tua città era diventata, quando passavi si dividevano le persone proprio come se tu fossi un untore. Sì, che a 20 anni come si regge una cosa così? Ma io la cosa che mi molto spesso succede quando andiamo in giro per le scuole, no? C'è quasi come una sorta di guardarmi come se fossi chissà chi, una sorta di supereroe. Questa è la cosa che mi rattrista, perché se ci pensiamo fondamentalmente, io ho fatto semplicemente il giornalista, cioè raccontare un fatto oggettivo della mia terra, cioè del mio paese, ero corrispondente di una televisione e dovevo semplicemente raccontare quello che sapevo. Allora questo paese purtroppo ha perso di vista la normalità delle cose, e quando ciò che è normale diventa eroico, tutti quanti in qualche modo si sentiranno non autorizzati a fare quello che è normale, perché dici, se lo fa soltanto lui e poi è un eroe. Io molto spesso faccio questo esempio anche banale ai ragazzi, io penso a Falcone e Borsellino, ma voi pensate che erano dei supereroi? Loro quando andavano a dormire la sera avevano paura, guardavano la moglie e dicevo, io ho paura, però vado avanti perché è il mio dovere. E questa è la forza probabilmente anche di certi campioni, perché sanno che la fatica, la difficoltà, si devono allenare perché hanno un obiettivo davanti e fanno semplicemente il proprio e il loro dovere. Perché se noi li releghiamo al ruolo di eroi, possiamo permetterci di dire, siccome io non sono un eroe, posso non farlo. Lo fanno solo loro. Marco Ligabue, cantautore, sceglie questa storia, no? Scegli questa strada, perché poi il silenzio e dolo diventa un progetto. Quanti ragazzi avrete visto? 20.000 di più? No, 200.000 ragazzi. 200.000, ho tolto uno zero, scusa. 200.000 ragazzi in un anno e mezzo. Da Bassano del Grappa finendo a Ragusa, Catania, in giro per le scuole. Domani saremo in un'altra scuola, cioè stiamo veramente, ci stanno chiamando. Di che cosa hanno bisogno? E intanto chiedo a Claudia, Claudia ci racconta ogni giovedì insieme a Gianni Scifoni Beati voi tutti i santi, e ci dicevi sono persone che poi, no? Sì, esatto, guarda, mi aggancio a questa cosa che ha detto Ismaele, perché Papa Francesco nel parlare dei santi ha detto proprio questo, che non sono supereroi, sono uomini, e in questo, nella loro difficoltà che hanno affrontato durante la loro vita, poi hanno lasciato semplicemente una porta aperta a una chiamata e hanno ascoltato, hanno risposto sì a questa chiamata, e in questo anche voi nella vostra attività, in quello che fate, chi ha sete di giustizia, diceva Gesù nel discorso della montagna, è una beatitudine quella. Infatti una cosa che io ho detto durante un'intervista, che poi ha segnato, diciamo, una frase, ho detto, vincere ti rende uguale agli altri, perciò essere un supereroe ti rende uguale a quello che è il nostro ideale, non diverso dagli altri, il fatto che si possono aprire le acque quando tu passi. Sì, poi dipende da come la vedi, no? Cioè, ovviamente si aprono, si fanno da parte perché sanno che sei una persona speciale, dipende da come leggi le cose. Questo vale anche per i bambini, eh? Questo succede. Certo, Ma senti Massimiliano, ma lo sport è anche un luogo a rischio, cioè tu conosci, no? Perché c'è stato, certo. Ci sei dentro, il fatto che ci sono delle possibili scorciatoie, uno può vincere in maniera più facile, certo. Può aderire a una logica mafiosa, cioè in tutto questo Ismaele ha scritto anche un libro che si chiama Le piccole cose fanno la differenza, no? Allora, quanto siamo impregnati noi, ognuno di noi nelle nostre piccole cose, di piccole... Ma la verità è che se partiamo sconfitti, se partiamo dal presupposto che per avere successo, per avere visibilità, gratificazione, arricchirci,
dobbiamo fare la scorciatoia, allora statene a casa, statene a casa, si dice, no? Nello sport, dire, ci sono per fortuna c'è un organo, diciamo, di controllo, però le punizioni non sono abbastanza severe da, diciamo, intimorire da un lato e ad avere persone che vanno a fare le campagne di sensibilizzazione, perché fondamentalmente, ne ho parlato l'altro giorno con un docente, i ragazzi a 18, a 16, 20 anni pensano di essere autorizzati a sbagliare, tanto sono ancora giovane, ho la vita davanti a me. Il problema principale è uno: se tu fai una cosa buona contagi 100 persone, se la fai in negativa ne contagi 1 milione. E il nostro mondo dello sport, come il mondo poi nei fatti della vita quotidiana, non si può permettere di essere contagiato da cose che poi non ci aiutano, non servono a niente. Mi tengo questa parola che è contagiare. I ragazzi che incontrate nelle scuole, che in fondo che cosa vi chiedono e di cosa li contagiate? Lo chiedo a tutti e due, mentre poi vi spiego perché ho queste scatole. Ma guarda, i ragazzi vengono colpiti tantissimo da una storia vera. Io vedo che non vogliono insegnamenti da nessuno. Appena comincia a fare delle gran predico, degli insegnamenti, si sganciano tutti proprio, cominciano a guardare il telefonino, no? Appena partiamo, insomma, col nostro racconto, dove Ismaele racconta una storia vera vissuta sulla propria pelle, quindi non si perde in altre cose, e magari dove riusciamo anche a rendere un racconto un po' più leggero, no? Perché la legalità è un tema anche pesante, no? Per i ragazzi rischia di essere una parola, no? Che sì, poi quasi si svolge. Vuota e un po', diciamo, infatti, abusata. Ragazzi, le cose che ci dicono è: ma noi cosa possiamo fare? Voi ci state raccontando la vostra storia, ma noi cosa possiamo fare? Allora quando tu li guardi dici: ritatria, una frase straordinaria, prima di sconfiggere la mafia dobbiamo sconfiggere il mafioso che c'è in ciascuno di noi. E io guardo i ragazzi dicendo: ragazzi, la legalità la praticate ogni giorno attraverso piccoli gesti, sconfiggendo il mafioso che c'è in ciascuno di voi. Ci aiuti a capire, perché io questa cosa la sento, cioè lo so. Però quali sono i piccoli gesti in cui cadiamo? Parcheggiare in seconda fila, buttare la carta per terra, pensare che per arrivare ad un obiettivo devi avere la scorciatoia del politico che ti deve raccomandare. Cioè, se io devo scrivere mia figlia a scuola e cerco qualcuno che mi mandi, cioè cerco chi... È una cultura mafiosa che fa parte di ciascuno di noi. Non dobbiamo guardare il problema fuori da noi, dobbiamo guardarlo dentro da noi, perché è una cultura che ormai fa parte del nostro pensare. Nessuno di noi va in un ospedale senza prima aver scoperto se c'è qualcuno che conosce. Devi andare a cercare qualcuno che conosci, perché sai che per forza è così. Allora sconfiggiamo il mafioso che c'è in ciascuno di noi e poi la mafia automaticamente non avrà un terreno fertile dove andare ad attecchire. È quello che i ragazzi dicono: ok, allora io posso fare qualcosa. Ci travolgono di domande dopo. Sì, sono presissimi. Cioè, rispetto a come vengono disegnati oggi i ragazzi, che sembrano un po' disinteressati a tutti, in realtà appena li coinvolgi con una storia del genere, dopo, cioè, dobbiamo a un certo punto stoppare le domande, perché potrebbero non finire più loro, esatto, di chiedere, perché sono coinvolti e quindi ti... L'unica cosa, un po' l'unico segnale che mi lascia perplesso, che questo è curioso, no? All'università vedi già una certa disillusione. Disillusione, questa è una parola chiave per tutti noi. Io ho due scatole, in realtà ho rubato una cosa a un libro che ho letto, il libro di Elena Sacco, si chiama Siamo Liberi, e oltretutto invito Elena, quando puoi, vieni in questa casa, perché c'è una parte di te che vive con me, perché in un trasloco speciale, perché è una storia sua decisamente non ordinaria, le possibilità sono due: tenere o buttare. Questo è diventato un po' un tarlo, mi sono resa conto dopo averlo letto, e quindi vi propongo di immaginare in questo momento della vostra vita, però provate a farlo anche voi magari che siete a casa, cosa terreste, cosa buttereste oggi? Tra le cose, tra le idee, tra tutto quello che volete. Guardo Ismaele, guardo Marco, Massimiliano, Claudia. Marco, tu cosa terresti oggi e cosa butti invece? Ma io, parliamo di cosa vorrei tenere. Sì. La chitarra, sì. La musica, dai, io proprio mi ha salvato la vita, è la cosa che ho capito a 15 anni quando ho iniziato a suonare la chitarra, che sarebbe stata una fedelissima di sempre, quindi la tengo per sempre. Teniamo la musica tutti per sempre, perché è vitale per ognuno di noi. E che buttiamo? Buttiamo le cose che non ci piacciono nel mondo, le prepotenze, cioè della mia vita non butto tante cose, ma butto le cose che guardo nei TG, leggo nei giornali, o vedo nella disillusione della gente, le prepotenze, la delusione, buttiamo queste cose qua che non ci piacciono. Claudia Benassi? Allora, quello che vorrei buttare è la paura, perché io a volte sono un po' paurosa e questo mi porta magari a non avere coraggio, e questo lo eliminerei volentieri dalla mia vita, la paura. E il tenere, credo, la coscienza che ho dei miei limiti. In questo mi ha aiutato, mi ha illuminato fare questo viaggio all'interno della vita dei santi, in particolare di alcuni, perché dal limite
in realtà si aprono delle cose, cioè, dalla coscienza del proprio limite. In uno dei servizi che ho fatto per Beati Voi ho incontrato una persona, Cristina Acquistapace, che è nota forse al pubblico di TV 2000, che è una donna con la sindrome di Down, che ha fatto delle cose straordinarie nella sua vita. E lei è un incontro che mi ha cambiato e che mi ha fatto prendere molto coscienza di questa cosa, del limite. Grazie. Massimiliano, cosa butti e cosa tieni? Dopo un momento aureola, dico io vai, la mia. Vai, vai, ma siamo io pronti. In realtà veramente, allora, cosa no, vorrei tenere? Il senso della positività, va bene, che cerco di trasmettere soprattutto, non so, ai quelli che si sentono abbattuti, che pensano che le regole sono state create per essere infrante, eccetera, eccetera. Quello che vorrei infatti buttare forse il senso di responsabilità che al giorno d'oggi ci un po' ci affligge, no, però a volte, non so, io da figlio mi sono sentito due volte genitore, non nei confronti dei miei figli, nei confronti dei miei genitori. E forse questa cosa, ogni cosa che facciamo, arrivando dallo sport, io ero abituato a fare sempre tutto, diciamo, diciamo non perfettamente, però dando il massimo, a un certo punto uno deve un po' abbassare l'asticella e take it easy, no? E questo vale per tutti. E Ismaele, cosa butti e cosa tieni oggi? Io tengo profondamente quella che a me ha salvato la vita, che è la fede. Io nei momenti difficili, bui, quando tutti quanti mi hanno lasciato da solo, sapevo di avere un padre che in ogni caso mi stava accanto. Questa è, la tengo molto stretta nel mio cuore. E poi sicuramente butto via i tentativi che non ho mai fatto, nel senso che tutte quelle volte in cui avrei potuto osare e non l'ho fatto perché magari non avevo il coraggio di farlo. Bussano. Questa casa è movimentata. Questa casa è piena e voi la state riempiendo di voi e grazie davvero perché... Se c'è il mio collega non lo aprire, eh? Il tuo collega sarebbe il mio vicino di casa? Mettici un bel lucchetto. Ma è un vicino, però è una vicina portatrice di... Che a differenza dell'altro non si imbuca. Possiamo arrivare. Esatto, lei è sempre invitata e non arriva mai a mani vuote. Lei è Maria Paola. Oggi mi sarei anche imbucata se non mi avessi invitato, però. A oggi ti andava di venire a chiacchierare insieme a noi. Vi presento Maria Paola. Maria Paola con Carcaterra è una portatrice di dolcezza. Lei arriva e mai arriverete in questa casa e non troverete, a un certo punto, se Maria Paola, grazie, prego, deciderà di raggiungerci, un dolcetto, perché lei si muove così, portatrice di dolci. E poi ho visto che oggi hai fatto anche il tè. Oggi ho fatto il tè, non l'ha bevuto, però i biscotti, cioè, magari non ci dire sono così. Beh, scusa, non è piacevole che uno prepara una cosa e l'altra. Vabbè, comunque è andata. Però parliamo di queste cose. Scusa, diciamo, ma questi dolcetti dobbiamo guardare. Assaggiamoli. Allora, questi sono, intanto dici biscotti e cioccolato. Sono cookies. Sì. Ma infatti, cookies, mi piace che non sono i cookies. Non sono i cookies, attenzione, cioè. Non mi scadere sui cookies che qua, cioè. Aspetta, qui c'è un tocco di cannella. Cannella, bravissima. Ma cannella. Sì. Questo è un po'. Scusate, perché Rosolino ha lanciato il gioco. Qui c'è un tocco di cannella. E allora che gioco sia? Giochiamo. Quali sono gli ingredienti di questi biscotti? Cioccolato, ci sta. Cioccolato. Gocce di cioccolato ci stanno. Cioccolato fondente al latte. Io ho detto cannella. Cannella fondente. C'è? Cioccolato fondente. Ma c'è la cannella? No. Non c'è la cannella. Non c'è la cannella. Molto stranamente. No, non è zenzero. Però c'è una spezia. È della famiglia dello zenzero. Marco, c'è una spezia. No, è una allora, spezia. Scusate. Io subito pensavo fosse cannella, invece no. Anch'io cannella. Allora, diciamo che gli ingredienti base per fare i biscotti, sicuramente... Tu che li fai tutti i giorni? Io mi rifiuto di questo. Io mi rifiuto. No. Farina, che ci sarà? C'è, cioè, l'uovo, il burro. Burro, zucchero. Ma tu cucini, bravo. Sono molto bravo. Cioè, noi emiliani. Scusa, ragazzi. Mi ha fatto mangiare tutte cose crude. Marco, ma smettilo. A lui mi lanta una cultura. Allora, quindi, uova, farina, burro, zucchero, poi il cioccolato, l'avete detto, il lievito, c'è. Okay. E quindi stava quell'ingrediente, diciamo che... Bravo, che cambia tutto. Perché non sono una spezia molto profumata. Dai, ce la potete fare. Ha dei semini verdi. Girasole? No, sono dei semini verdi di cui si utilizza però soltanto la parte interna. Non lo so. Nel frattempo, allora, come vi posso aiutare? Diciamo. No, guardate, ragazzi, io non ho idea di come sia fatta questa cosa, di che sapore abbia. Devo dire che è buonissimo. È quindi metteteli in tutti i biscotti che fate, se farete i biscotti, Però. Cardamomo. Signori, il gelato. Scusami, hai detto cardamomo. Ma come fai a sapere come? No, non volevo buttare, ho detto adesso sparo la. E invece, cioè, lo sentivo in bocca.
Cioè tu perché ho detto dai mi butto, sai qua, ecco questa è una di quelle volte che ho osato. Hai osato, hai vinto, scusate, guarda questo qui è tutto tuo, te lo porti a casa, te lo porti in Emilia. Nel frattempo scusate perché qui funziona così, dalla silhouette sembrerebbe proprio il ritorno. Secondo me non è cardamomo. Mannaggia, secondo me non è. Io posso garantire. Buonasera. Buonasera. Federico Perratta, un altro dei miei vicini, scusate però un altro, sono solo io. No, c'è pure la Carcaterra, solo che lei entra portando qualcosa. E sono invitata di solito. Io entro per prendere qualcosa. Ce ne siamo accorti. Ma tu sei il più ricercato. Scusate, però io, visto che ci siamo, ha anche vinto. Ma ce lo fai un regalo, visto che hai vinto? Facciamo un'altra canzone con Marco Ligabue. Allora, grazie intanto per essere stati qui con noi, grazie a Maria Paola che è veramente una portatrice di dolcezza, grazie. Claudia Benassi, beati voi tutti i santi, giovedì alle 21.05 con Giovanni Scifoni, grazie a Ismaele Verdera, grazie perché non ti fermi, non ti sei fermato. Mai, e, non, e non ti fermerai. Andiamo avanti. Grazie Perrotta, così. Grazie perché, per aver messo perché sono buona. Grazie per aver messo il dito davanti, mi mangio pure quello. E Massimiliano, tornerai? No, certo, però se la nave affonda, tu non fai il tuffo a bomba. E ce l'aveva con Perrotta. Finiamo così, anche in rima. Marco Ligabue. Non è mai tardi. A chi non cerca gli specchi e prima di tutto ti guarda negli occhi, a chi ti dice buongiorno eppure sa bene che cosa c'è intorno, a chi quel pezzo di storia lo tiene ben stretto nella memoria, a chi continua a pensare che non è mai tardi per sognare. Se la nave affonda, c'è qualcosa che non va. Se la nave affonda, solo il mare la prenderà. Ognuno ha in testa un'Italia, ma ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che fa. Cheddar, better.